Ragazzuoli miei, buongiorno da me e dal nostro caro Tommaso, buongiorno, che a breve dovrà salutare. Che abbiamo fatto in questa settimana? Non abbiamo fatto niente. Abbiamo mangiato. Comunque, che non abbiamo fatto niente, siamo arrivati in Spagna, sono riuscito a completare tutte le isole Baleari, ho rivisto la mammina, ho comprato qualche aggeggino nuovo per il nostro viaggio e adesso è arrivato il momento di salutare non solo Tommaso, non solo Laura, ma anche Valencia. Questa volta la salutiamo per davvero e riprendiamo il nostro cammino sulla costa momentaneamente della nostra Spagna. Tommy, ma cos'è? Questa è la tipica tostata spagnola. Ah. Hola, chi sono? Ah, eccole. Mamma mia. Abbiamo di nuovo i nostri sandali, raga, comunque sia hanno percorso la bellezza di 4000 km fino ad ora. Ieri mi sono fatto un po' il calcolo, più o meno stiamo a 4200, una cosa del genere. E niente, me li ha riparati di nuovo ed è bello vedere come prende i miei sandali, li guarda intensamente e dice: ma tu mo guarda che bei sandali che c'hai. Comunque, che ha combinato? Praticamente mi ha rifatto delle cuciture in alcuni punti dove la scorsa volta non sono stati fatti, purtroppo. Ovviamente, raga, si rompono. E mi ha messo un po' di colla dove serviva. E niente, arrivati a questo punto non mi resta che raggiungere il porto dove abbiamo stoppato l'ultima tappa. E ragazzoni miei, vediamo che ne viene fuori. Taxi al porto. Devo fare che ragione a pigliarmi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ci siamo. Il momento è arrivato. È arrivato il momento di salutare il nostro caro Tommaso. Tommà, grazie mille per l'ospitalità. Davvero. Ti aspettiamo, eh. Al ritorno. Festeggiamo. Magari, dai. Grazie ancora. Ciao, Tommy. Salutare. Salutato Tommaso, direi che è arrivato il momento di salutare anche Valencia. Raga, la giornata non è che promette benissimo, c'è un po' di vento, però comunque sia, dovrebbe andare bene. E niente, sono di nuovo nello stesso punto dove abbiamo terminato l'ultima tappa qui a Valencia. Lo zainone è pronto. Ragazzuoli, abbiamo una nuova targhetta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su YouTube e mettete la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche di quando posto i video. E niente, è un po' più lungo perché praticamente ho spostato la tenda, l'ho messa fuori perché a breve arriverà il freddo, devo riorganizzarmi e sicuramente dovrò metterci qualche vestito più pesante, anche se non sembra, raga. Sta ancora in versione estiva. Direi che è arrivato il momento di continuare il nostro cammino con la speranza che venga fuori qualcosa di buono. Mettiamoci in marcia e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Vamos! Mi sa che più che pulire, raga, sta sporcando qua. Lì in fondo vedo un individuo chi è? Oh mamma mia, che c'è in mano? Mo ci ha portato qualche cornetto, qualche cosa da mangiamo, vedi? Qualche giorno fa ho conosciuto Marco, no? Che praticamente è un mio paesano, cioè viene da San Nicandro Garganico, anche lui si è trasferito qui a Valencia. E mo me lo ritrovo qua, di nuovo, davanti ai miei occhietti. Buongiorno! Sei pronto a farti una decina di chilometri? Sì, va, andiamo, va! Empanadillas valenciana e croissant con cioccolate. Un'empanadilla con pollo e patate e non so che più. E che dice ci mangiamo mostarda da pace? Allora. Bello il vento oggi, eh! Empanadilla! Empanadilla con pollo e patatas. Pollo e patata. Ma stanno pure i funghi. Ah, pure i funghi stanno. Mm-hmm. Buono. La setas. Marco, dove mi stai portando? Da queste parti. Che c'è nome che sparge, no mai. Marco mi sta facendo fare una scorciatoia. Però nel mentre, nel suo piccolo, nel suo silenzio, lo sento che ogni tanto dice non vorrei. Non vorrei, ma... ma mi sa. Abbiamo trovato la ciclabile, meno male. Ragazzuoli,
Lì davanti finalmente c'è il mare. Vediamo se... Che dobbiamo fare? Salutiamo. Ehi! C'è qualcuno? Salve! Ciao! Piacere Nazario! Alessandro! Alessandro, ciao, grande ciao. Ale! Posso entrare, Ale? Posso certo, entrare? Certo. No, però... certo, ah, che bello! Prego. Oggi ho lavato i panni a piedi. Ah, guarda! C'è chi qua. Lava a mano, la lavatrice, e io invece con i piedi una botola. Davvero? Sì, 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 sì. In che senso? Metti i vestiti nella. Metti i vestiti dentro una ciotola con l'acqua, possibilmente col sapone vegetale, così. Cerchi di fare meno inquinamento. E poi con i piedini schiacci. E poi con i piedi come pestavano il vino, tac 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 tac. Che spettacolo. E ho steso qua dentro. Tu vivi qua? Vivo qua da 3 anni dentro la mia furgo che si chiama Il Bestia. E adesso sono a Valencia. E niente, località Pinedo di preciso, ma mi sposto dove capita. Sì, diciamo. Sì. Di come vivi? Lavoro, sono un meccanico di biciclette. Sì, dove fai il meccanico di biciclette per curiosità? Da Mobike, che sono dei ragazzi che... lavora da te, lavora! Sì. Quindi sono conosciuti 5 anni fa e io sono Fabro da 26 anni, costruttore di cargo bike, ho fatto un sacco a livello artistico, arredamento, un sacco di cose. Ah, quindi c'è un bel curriculum, diciamo. Diciamo che e sì. Come è fatto questo camper? Praticamente, vabbè, è qui abbiamo lo stentino. 707D, l'ho rifatto completamente dentro, tutta anche l'insonorizzazione, tutto con i pannelli e poi col perlinato da zero. Non ho il bagno, non ho la doccia e preferibilmente mi uso o facendo abbonamento alle palestre, così fai anche le cose, okay. O se no utilizzo i bagni pubblici. Bagni pubblici, ok, le docce quelle libere, sì, della, sì, della, sì, spiaggia e robe così. Perfetto. E via. Se ne frega. Aspetta. Oggi ho steso, davvero, se no solitamente non c'è quella roba. È bello, e poi lo prendo da vedere la vita. Non viene dalla porta? Punto gitano, eh. Oh, che bello! Guarda, qui tra l'altro lo devo rifare un po'. Ma stai già riprendendo? Sì. Vabbè, ragazzi, devo rifare la camera una volta a settimana, almeno mi tocca. Non sembra piccola, sembra abbastanza grande. No, l'ho fatta 2 metri per... Ecco, si chiude. Non ti preoccupare. Oggi c'è molto vento. E l'ho fatta 2 metri per 1,60 e ci sta giusto il materasso rialzato, così sotto ci stanno tipo garage, una pseudo dinette intima. Diciamo qui sotto qua c'è tutte le cose tue. Tu c'hai la casa portatile, anzi abbiamo tutte e due la casa portatile, sì. Io sulle spalle. Qua. Oh, ma c'è un sacco di spazio però. Sì, eh. Ho un sacco di... ho anche della roba di amici che si sono trasferiti, quindi... La tieni tu. Devo stipare meglio, organizzare meglio, però solitamente... Dai, è tutto bello ordinato, alla fine basta che ce l'hai impostato. Poi il furgone com'è? Di che anno è questo furgone? L'81 come me. Dell'81? Ma raga, che spettacolo. C'ha pure le piantine, c'ha, eh. C'ha pure la piantina. È un bel furgone, eh. Dai, è carino, poi è alto. Sì. C'ha la bici, spettacolo. L'hai verniciato tu? Ho verniciato io, gli ho cambiato già 3-4 colori a seconda dell'umore. Ma stai nero, mo? Nero perché d'inverno in Italia era un po' più freddo, quindi cercavo di prendere il calore il più possibile. Capito. E poi è un po' più... Bello. Abbiamo conosciuto questa splendida persona, bellissimo trovare delle persone così che fanno cose pazze, più pazze delle mie. E quindi niente, salutiamo il nostro Ale. Ale. Ciao, naturale. E Marco, tu che fai? Io penso che pure torno verso casa. Vabbò, è stato un piacere, ragazzi. Fatevi un passaggio da... No, ma faccio una bella passeggiata a piedi. Io ormai ho le basi giuste per camminare. Va bene così. Oh, grazie mille. È un piacere, in bocca al lupo bravo per tutto. Ci vediamo presto. Belle cose. Grazie. Ciao. Copenhagen, Venetian blinds, out of reach for the city lights. Anche se siamo fuori stagione, raga, qui le pulizie sulla spiaggia continuano ugualmente. Prima ho visto dei camion che accumulavano il tutto e andavano via. Lì in fondo ci sono altre piccole montagnette di rifiuti, più, diciamo, più legname. Ed è uno spettacolo perché tengono le spiagge pulite anche quando non vengono utilizzate. Andiamo sulla spiaggia. Cos'è?
Cosa ci fa un pesce qui? Oh, comunque è strano, qui ce n'è un altro. C'è... mamma mia, è che... giusto per provare, perché secondo me è ancora calda e ci si può fare pure il bagno. No, mi bagna. No, raga, cioè, qua si può fare ancora il bagno qua. Comunque la cosa positiva rispetto alle isole è che qua, raga, è pieno zeppo di fontane. Ovunque cammini ci sono delle fontane, quindi almeno questa è una cosa molto molto positiva, anche perché purtroppo non sono sempre zone abitate, e a parte questo ormai la stagione è andata, quindi molte attività, molti negozi e bar sono chiusi. Almeno con l'acqua stiamo a posto. C'è una zona abitata a ore 12. Oggi non faremo tantissimi chilometri perché sono partito tardissimo, più o meno sono partito verso mezzogiorno perché i sandali non erano ancora pronti, e quindi niente, non farò una tappa lunghissima e penso che a breve già inizierò a cercare un punticino di sosta. Raga, è pieno zeppo di insetti, ogni tanto mi arrivano tipo delle ondate di mosche quindi devo allontanarmi soltanto un po' da questa zona che è davvero molto ma molto pericolosa. Penso che oggi dormiamo sulla spiaggia. Che peccato. Raga, comunque veramente mi sembra una zona abbandonata qua. Praticamente era un hotel a 5 stelle e si è ridotto così. Alla faccia. Vediamo un po'. Da qui dovrei riuscire a raggiungere la spiaggia. Ecco la spiaggia. Ah! Oh, tanta roba qua. Voglio! Ok, la nostra tenda è stata montata ed eccola qua, ragazzuoli, si ritorna di nuovo a dormire nella nostra casa portatile. E dai, sono felice, il posto non è male, il mare è bello. E niente, abbiamo iniziato di nuovo, abbiamo ripreso di nuovo il nostro cammino. Oggi non cucino perché mi sono dimenticato di comprare la bombola. Però domani lungo il mio cammino dovrebbe esserci la Decathlon. E una volta raggiunta vedo anche se trovo qualche vestito un po' più pesante per affrontare poi le prossime settimane. Vediamo, non lo so. Comunque mi sto nutrendo oggi di crackers e salamini. E va bene così. Con la speranza che anche questo altro video vi è piaciuto, ragazzuoli, io vi saluto e mi raccomando, mettete un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E se volete assistermi in qualche modo potete abbonarvi al canale dove riceverete dei contenuti extra. Detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!